Ciao a tutti, sono Spigarantotto e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su TechCraft, siamo alla puntata numero 6. Nella scorsa puntata abbiamo fatto questa casa, this home. Ora andiamo nana come al solito, in ogni inizio puntata dalla scorsa serie. Dalla scorsa, in realtà si dice stagione, non serie, scusate. Allora sì, questo è il risultato della casetta, bellissima, perché dai, è uscita bene. Mettiamolo. Cioè, nel senso, per il mio standard che diciamo che 1, 2, 3, 4 fatto di dirt. No, beh, non esageriamo, però più o meno sì, dai. Allora, abbiamo ricevuto un consiglio da Curotonno, un nostro amico, un mio amico che voi non conoscete ancora, ma che conoscerete presto per vari progetti che stiamo concordando. Va merda. Perché sono così coglione? Ci ha consigliato, adesso vedremo di farlo, magari no, magari più tardi. Ci ha consigliato di fare un secondo piano, semplicemente qua c'è un 3-2-1, vedete, 1-2-3, ah c'è 3-2-1. Invece consiglia di fare 3-2-1, poi 2-3 e fare un altro piano della stessa altezza e poi richiudere, una specie di clessidra. Il che mi potrebbe piacere, bisogna solo vedere come esce, insomma. Però lo facciamo più tardi, perché ora abbiamo un'altra cosa da fare che abbiamo rimandato nella scorsa puntata, ed è quella di fare il pavimento, le pavimenta. Adesso, in realtà, prima di togliere questo pavimento dobbiamo prendere un po' di red sandstone block. Le dobbiamo trovare nei dintorni. Dove a razzo è la caverna? Era a 3 blocchi di distanza, o 4. Beh, in ogni caso dovrebbe già esserci, no? Sparito. Ah, 4 comunque. Se non sbaglio, qua giù c'era della red sandstone brick. Ah, eccola qui. Va bene. Farmo un po' di questa red sandstone brick, che poi ciselleremo con il nostro chisel. E faremo il pavimento arancione, perché è fighissimo. Cioè, voglio dire, sì, è figo. Ma si cisella così, ad cazium? Io faccio così e lo cisello? No. Devo cuocerlo, devo metterlo qui? Ah, non è da cisellare, è proprio il blocco così. Beh, figo. Faghissimo, faghissimo. Va bene, farmo un po' di questa, ci vediamo a frappè. Credo che ce ne bastino due stacchini, dai. Va bene, a frappè. Allora, ho votato la caverna di Red Sanson. Purtroppo non arriviamo a due stack, però forse ci basta lo stesso, speriamo. Adesso sto cercando la via per salire, che non è assolutamente questa. Ah, eccola qui. Ora torniamo a casina, casetta, casotta, casotto soprattutto. Bene. Bene, bien, bien. Ci stiamo già avviando bene in questa serie, dai. Abbiamo già fatto una bellissima casa, bellissima nel senso bellina, dai, non esageriamo. Ok, la mia autostima proprio. It's over 9000. Allora, qui chiudiamo solo superficialmente ora, perché ho deciso di far così, va bene? No, tu resti così. Ok, dovremmo trovare anche qualche blocco che fa contrasto per fare, come nella scorsa serie, il bordo di un altro colore. Perché mi piace questa serie là qui, di fare così. Vediamo questa roba, questa roba, questa robetta. Ok, magari lo faccio in camera. No, anzi no, perché ho bisogno di chiacchierare con voi. Allora, come saprete, il G2 è sequestrato è stato sequestrato dai bastardi. No, cioè, mi è caduto, si è rotto. In questo momento non dovrebbe essere in assistenza. Dico dovrebbe perché in realtà dovrebbe essere a casa mia, rifugiato a fianco a me. Però non lo è, perché quei bastiani, bastardi, bastardi, non faccio nomi perché se no mi denunciano. Quei bastardi se la stanno prendendo con calma, nonostante domani finisca il limite per loro. Nel senso che avevano 21 giorni. Ecco, adesso ho appena fatto capire
di chi sto parlando, per chi ha avuto questi problemi capirà subito. Solo una catena di negozi offre questo tipo di garanzie. Perché? È uno stick diverso? Cazzo. Ma io non ho legno normale. Cazzo. Però ho sicuramente. Vabbè, vediamo questo d'altro, dai. Tutti fotti, veloce. Di diamond no. No, facciamo la di gold. Di gold, non siamo ricchi. Non lo siamo ancora perlomeno. Tra un pochino sì, lo sapete che io tendo a essere ricco nelle serie. Beh, oddio, non è che mi conosciate così tanto nelle serie di Minecraft. In realtà ne ho avuto solo una ed era Minecraft. Che mi manca. Ma la sto rimpiazzando bene con questa, dai, ammettetelo. Mi piace un casino sta mod. Lo so, l'ho detto mille volte, ma lo continuerò a dire per sempre. Ho fatto un'ottima scelta. Anche se è un bel po' pesante, infatti vado soltanto a 200 fps in registrazione, durante la registrazione. Però, vabbè, perché qualcosa doveva poi succedere. Va bien, va bien, va bien. Comunque sto dicendo, il cellulare che è in assistenza dovrebbe tornare nella mia tasca al sicuro, con una cover che lo tenga integro. Dovrebbe tornare domani, si spera. Cioè, domani finisce il limite. Per cui, se non mi rendo il cellulare, mi devono dare per forza un buono dell'80% del prezzo del cellulare. Il prezzo, cioè, il prezzo dell'epoca in cui l'ho comprato. Perché adesso sarà pure abbassato. Vabbè, vabbè, vabbè. Credo che comunque, cioè, se mi danno un buono, ricomprerò lo stesso cellulare. Anche se dovrò aggiungere dei soldi, probabilmente. Però, vabbè, compro lo stesso cellulare. Anche se non lo trovo giusto, però vabbè. Cioè, nel senso, non trovo giusto che diano solo l'80%. Se cioè, io ti sto dando un prodotto comunque aggiustabile. E in ogni caso, che assicurazione di merda. Vabbè, in effetti, dai, hanno ragione pure. Ne vale quello. Vabbè, poi ne ho uno nuovo. Sì, in effetti hanno ragione, dai. Va bene, va bene. Vediamo qualche blocco. Dai, 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 dai. Sperimentiamo. Vediamo un po' che blocchi ho. Marble. No, limestone. Dai, sperimentiamo. Sperimention. Con il chisel. Limestone. Vediamo un pochino. Qualcosa che faccia contrasto con questo arancione. Sì, lo so, il limestone non è molto, come dire, bello. Sì, la farebbe pure il contrasto, ma ho cambiato idea. Cioè, non voglio limestone. Finché non trovo un blocco serio, non metto niente. Facciamo il contorno che ci serve. E poi, dopo questo, dopo la costruzione del pavimento, della pavimentazione. What the fuck, non si distrugge più il letto quando togli il blocco sotto. Dopo aver fatto la pavimentazione esigo, craftare un qualche tipo di roba per produrre energia. Sì, lo so, siamo alla sesta puntata ed è forse troppo presto, ma no, non è troppo presto. Mi sono anche un po' leggermente rotto i coglioteri, se me lo permettete. Ma che cazzo, ho già finito soltanto per fare il bordo praticamente. Altro che due stack, qua ce ne vogliono almeno 5. Però avevo messo un waypoint, ma come si cancellano? Devo scoprire come si cancellano sti merda di waypoint. Oh mio Dio. Ci calco sempre lì. Options. Controls. Use item. Bla 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 bla. Zoom command. Armor guard. Keeps. Bla bla bla. Voxel map. Forse è quello. Bla bla bla, niente. Va bien, va bien, va bien. In ogni caso, dicevo, mi ricordo di aver messo un waypoint che mi portava in un posto dove avevo delle no, red sandstone, eccolo lì. Ma è quello di prima, credo. Credo. Magari mettiamo anche this shitness. Olè. Sì, credo proprio sia quello di prima. Quanti blocchi siamo? 3. Dovrei essere a posto? No.
Ma what the fucking shitness? Tu cosa sei? Tu sei teen. Mamma mia, mi dimentico sempre di avere this shitness. Quello che mi dice. Come si chiama? Che mi dice il nome dell'oggetto che sto puntando, del blocco che sto puntando. Prima o poi scoprirò l'utilità di questi oggetti che sto raccogliendo, a parte il ferro e il tin che conosco già, ma che probabilmente avranno qualche nuova funzione, perché vi ho già dimostrato che questo pacchetto, mamma mia, ha delle funzioni pazzesche. Ah, a proposito, Philosopher's Stone, come si faceva? Mi ricordo di averlo già guardato. What the fuck? Philosopher's Stone. Tu cosa sei? Diamond. Ok. Prima o poi la farò, dai. Ora mi sono ricordato. Emery Stone. Interesting. Ma tutta sta roba non l'avevo vista prima. Mamma mia, quanta ce n'è. Chissà se ha qualche utilità speciale. Ora è la cosa più rara al mondo, io non lo so probabilmente, ma sono dettagli piccolissimi. Il ferro, anche se non era l'obiettivo primario di questa missione suicida. No, ok, ho un po' esagerato. Mandogazpita sono. Ah, Red Sandstone, mi sa che era proprio quella là. Quella magica, no, non era quella invece. Yeah, ne abbiamo altre qua. Grazie, grazie, grazie. Perché non ho preso sto oro? Che tra l'altro ci droppa. Le Golden Nugget. No, ecco, in questo momento mi sta chiamando una persona con cui ho già collaborato nel mio canale. Lo ricorderete? Avevo fatto un video di trolling con lui. E lui era la vittima. Ecco, se non ha smesso di squillare mi incassio. Scusate un attimo. Qui qua, scusate, un merda, ho fatto un casino. Allora, sì, stavo raccogliendo questo. Ah, sì, ogni tanto come al solito ricapita di trovare qualche altro minerale. Ma ho del torce, interesting. Sono quelle di casa, però vabbè. Ah, così anche voi vedete qualcosa. Sembra, ma io non mi dimentico di voi. Cioè, sì, ogni tanto mi dimentico. Parliamone, cioè nel senso, parliamone. Però, vabbè, mi dimentico di tutto, quindi da una parte non sentitevi offesi. Cioè, è normale. Com'è è normale che io mi dimentichi di qualsiasi cosa? Mi dimentico anche il mio nome, probabilmente. Ogni tanto. Vabbè, voi lo sapete che la mia memoria è pari a quella di un banco. Anzi, un banco ha più memoria, perché almeno lui si ricorda di che colore è, io no. Io sono nero. Va bene. Ah, già, vi prometto che appena riavrò il G2, faccio subito un vlog. Giusto perché ho voglia di usare la fotocamera del G2. Poi probabilmente uscirà una nuova puntata di Spigenautotech. Perché come al solito ho avuto la possibilità, nel senso, così mi è capitato di dover aggiustare l'iPod. Voi lo sapete, se non sbaglio, ho l'iPod Touch 4G. Per sbaglio ho rotto lo schermo. Per sbaglio intendo che l'ho aperto per controllare il tasto home. E ho leggermente premuto il dito sullo schermo, ecco, mentre era aperto. Sotto pressione di mia sorella che mi diceva di stare attento, come al solito. Stai attento, stai attento, track! È successo. E l'ho ordinato tutti i pezzi, visto che è la prima volta che mi era già successo di rompere lo schermo in un altro modo, però mi era già successo. Portato al centro Apple, 111 euro, fanculo, sottolineerei, quindi. Mai più centro Apple. Tanto non ho più la necessità di. Cioè, prima usavo solo quello praticamente. Perché era più fluido dell'Ace. Insomma, era più fluido del cellulare che avevo. E quindi usavo solo quello. Invece adesso che dovrei riavere il G2 a breve, tipo domani, spero per loro. Non ho più la necessità di avere uno schermo professionale. Cioè, lo schermo originale di qua e di là. Trick e track, insomma. Non me ne frega assolutamente niente, quindi boh, lo cambio, faccio un video. Spero col G2. Lol. Perché se arriva prima lo schermo dell'iPod che è il G2, beh,
farò il video con Lace. Perché mi serve subito l'iPod. È l'unica via di salvezza per vivere ancora. Perché credetemi, non è facile una volta che sei abituato al no lag. Utilizzare il Galaxy Ace, che il fatto di lag, diciamo che non è. Diciamo che è imbattibile, ecco. Ha questo pregio, ha questo premio se lo merita. Va bene, credo che adesso ci basti tutta sta roba. Va bene, risaliamo su e c'è del copper. E io sono malato del minamento. Sapete che minare vuol dire un'altra cosa in siciliano? Vuol dire tipo, come dire, frugare. No, cioè nel senso fare quelle cose belle con una ragazza. Quelle che voi non vi fate perché siete sfigati e quello che volete. Sì, questo è il pregiudizio che hanno tutti delle persone che seguono YouTuber. Ci sono passato anch'io. Ma non preoccupatevi. Allora, ora tutto sta nel trovare la scala. L'ho già trovata. Azzarola. Giornata fortunata? No. A proposito, ho superato 5 ore di verifica. Le ho superate oggi. Cioè, ieri le ho superate, volevo dire. Alla fine. Insomma, non era così. Ma credo di averlo già detto, ma che cazzo sto dicendo? Ho registrato ieri sera. Ma sì, lo so. Sono un po' messo male. Sto dicendo cazzate perché vi sto dicendo roba che ho già detto ieri, perché ho registrato effettivamente ieri sera. E quindi l'ho già detto. Mi dovrete scusare per la mia memoria. Ecco, questa è la prova di quello che vi ho detto prima. Ok, un po' di stack di red sandstone bricks, che non sono mai troppi. Più che altro dovete scrivermi nei commenti o dove volete, insomma, come arazzo si fa a scendere la barra di questa qui che mi dice che oggetto sto puntando. Perché là è odiosa. Tra l'altro ho disattivato quella del mana, quindi bene. Infatti a casini non ho rivali neanch'io. Spero che vi piaccia questo pavimento. A me piace un casino perché, boh, è strano. E poi mi piace la texture. Guardate, è così definita. Anche perché dovrebbe essere 16. No, scusate, 16x, 32x. 32 pixel per 32. Il che vuol dire che ci sono molti pixel in ogni blocco. Invece che. Quant'è? No, scusate, era 32 per. In pratica è un resource pack ufficiale della DNS Technic. Boh, non mi ricordo come si chiama sto pacchetto. Che. Aspettate, lo guardo subito. Options Resource Pack DNS Tech 16X. Ok. Che rende più nitida ogni blocco praticamente. Più definito più che altro. Va bene, questo è il pavimenta, e ora proviamo a fare quello che ci ha detto Kuro-tonno, che ne dite? No, vabbè, è ancora presto in effetti avete ragione. Ora mangiamo un pochino e facciamo quello di cui vi ho parlato 10 secondi fa. Le porticine, 1 and 2. Che dovrei sostituire con delle porte di ferro, in effetti. Ma va bozzo. Allora, ci votiamo un po' l'inventory. Pietra e terra, ok, buttiamo qua la roba, pietra, facciamo così, poi minerali, ho scritto miniera, devo scrivere minerali. Minerali, ci sta meglio, no? Minerali, buttiamo giù tutta sta roba, anche se dovremmo. Aspettate, ho una chest libera, sì. Faccio una chest solo per la roba da cuocere, allora, natura. This blocchi this. Poi mi sono dimenticato questi questa terra, questo delle torce che devo anche piazzare tra l'altro. Sì, voglio fare una chest dove metto solo la roba da cuocere, quindi tutta sta robetta qui, la roba da, insomma, in ogni caso non solo da cuocere ma da processare, come si suol dire. Perfetto. Ora cerchiamo una fornace. Furnace. Credo che ci tocchi. Aspettate, no, prima dobbiamo cercare un generatore. Ah, generator. Generator, merda.
What the fuck? Che cosa sono queste? Vabbè, non facciamo. Oh mio Dio, voglio un tavolino. Lo voglio, non avete capito che lo voglio? Ma calmatevi. Heat generator. Fighissimo, mi piace solo perché è figo. Hydrogen biogenerator. Non credo di avere tutto questo materiale. Beh, in realtà sì, Metallurgic Infuser. Metallurgic è una mod di questa modpack, giusto? Vabbè. Vabbè, perché ho cercato la parola sbagliata. In realtà devo cercare. Come si chiama? Engine. Allora, cosa abbiamo? I soliti engine. Poi c'erano quelli che producevano RF. Che sarebbero quelli che interessano a me. Cioè ce n'era uno in particolare che mi interessava. Però non mi ricordo come si chiama. Sei tu? Force Engine. Abbiamo del Force. Perché forse so come funziona. Oddio, perché forse. Perché forse so come funziona. Allora sì, mi ricordo di aver raccolto del Force. Cassiterite. A me ha quanta roba da ricordare, forse l'ho messo qui. Sono sicuro di aver raccolto del force. Tu sei force? No. Com'è il force? Era tre. Sì, mi sto confondendo. Force gem. Che si utilizza per fare il force ingot. No, non posso avere. Force ore esiste. No. Allora mi sto sbagliando, probably. Sono sicuro di averlo raccolto, ve lo giuro. Ma vabbè. Quindi, engine, dobbiamo trovare uno più, come dire, adatto a noi stessi. Kinetic engine. Shift. Uses the power of the flowing water and convert into. Interesting. Electron gear, what the fuck? Invar. L'invar. Gold gear, perfetto. S aggiudicato. Sì, questo mi piace, mi piace, mi piace. Block of quartz. Ma noi non abbiamo quartz. O abbiamo del quartz? Perché? Ti odio, ti odio, ti odio. Non abbiamo del quartz. Però delle gelatinous slime. It's melted by. Si possono mangiare. Vabbè. Quindi lo metto nel cibo. Cibo. Quindi in sostanza non troviamo un engine serio, cioè adatto a noi. Perché questi sono tutti troppo. Cioè per esempio c'è questo Obist Steam Engine che voleva. Cosa voleva? Voleva tipo del lava forse, lava e acqua mi sembra. Poi commercial steam engine, stessa cosa, industrial. Vabbè, insomma, vabbè. Stirling engine, lo conoscete tutti, combustion engine, li conoscete la scorsa serie, elettrica le conoscete, pit fired, biogas, clockwork engine. What the fuck? Sì. Cioè produce energia col sole forse, o con l'orario. Come produce energia? Fantasia, sesso, sesso, sesso. Proviamo a farlo? Cosa ci costerebbe? Abbiamo della redstone. Perfetto. Proviamo a fare il clockwork mod. No, clockwork engine. Abbiamo force ingot. Prendi per il culo. No, c'era un errore. Allora, redstone. Allora, ci sarà il resin. Quattro blocchi, 3 di legno. Devo farmare un po' di legno, però di quello normale. Tipo questo. E un po' di ossa, mi servono un po' di ossa. Beh, li fermiamo qua pure, tanto abbiamo la. Tricapitator, dicevo. Toggle down fire.
farlo. Non so neanche se sono pato. Sì, sono pato. Allora, vediamo cosa abbiamo. Un'ascia, sì, ce l'abbiamo. Non la voglio ricraftare né altre. Troppo tempo. Allora, piazziamo un albero. Lo facciamo crescere. What the fuck? È uscito bello rigoglioso. Lo tagliamo. Guardate che bello. Guardate che bello. Io amo quando succede. Quando succede questo. Boom! Pure una mela, grazie. Sì, vabbè, sono quattro blocchi del cazzo. Però in realtà è l'albero che produce poche foglie. Dai, poi ci fermiamo. Non ho voglia di stare qua. A farmare alberi. Allora, facciamo la nanna. Abbiamo del torce addosso? No. Però dobbiamo mettere assolutamente perché ci servono, come sapete. Se no ci spawna un bastardone in casa e non è il massimo, ecco. Abbiamo. Allora, col 32. Ne bastano 8. Ci facciamo uno stacchino di torce. Di torce. Perché 32? Forse ho fatto male. F7. Mamma mia come sto. Risolto. It's resolved. Sì, lo so che ho detto una cazzata, però it's solved. Va bene, todo bien, todo bien. Togliamo F7, olè. Torniamo a casa, a casetta. Ok. Ora usiamo questo legno, lo trasformiamo tutto perché mi sono rotto i coglioteri. Quindi ci servono tre pezzi di legno per fare il pistons. It's raining pistols, sex pistols. Mettiamo questa roba qui, il bone meal. Credo di aver messo delle ossa, no. No, no, stavo scherzando. Poi mettiamo questo in cibo, così ci liberiamo un pochino lo spazio nell'inventory. Questo lo mettiamo qui, facciamo così. Ok, ora possiamo continuare. Cos'altro ci serve? Abbiamo praticamente il pistone. Ora ci serve altri 3 di legno. Un glass, si può usare il glass così anche se trasformato, ora lo vediamo. Clock, sono 4 gold e un redstone. 4 gold e un redstone. Quindi 1, 2, 3, 4 e 1 redstone. Perfetto. Copper gear che si fa con lo stone gear che si fa con un wooden gear. Quindi facciamo una gear che trasformiamo in stone. Sì, so che ho appena usato la cobblestone che mi serviva per qualcos'altro. Ma abbiamo il copper cotto? La risposta è no. No, tu non sei copper, zoccola. Ti va bene qualsiasi tipo di copper? Perfetto. Stone gear, ok. Faccio il pistone. Così vediamo se funziona. Perché, mamma mia, mi ha messo sto dubbio. Non è che ora hanno cambiato il crafting del pistone. Ci vuole veramente il force ingot? No. No. Evidentemente no. Iniziamo a piazzare no. Perché ci serve questo. Dai. Mi sa che non ce la facciamo a fare la modifica alla casa oggi. Azzo. Palazzo. Cazzo. Va bene. Vuol dire che lo faremo un altro giorno. Sono indeciso se farla con la modifica. Cioè se fare un altro piano su. Oppure lasciarla così e fare delle stanzette qui e là. Cioè nel senso. Tipo che ne so, un tunnel con un'altra casa gigante a fianco. Perché quella dei piano. Del piano. Piano alto. Cioè secondo piano, terzo piano. Vista mille volte. Ok, facciamo la rondella. Che in realtà è una stone gear. Ah, copper, era così. Se me la ricordo mi date un premio. Così. Così. Non avete visto niente. Beh, giusto. Allora, questo forse non fa. Chisel, vieni a me. Glass. Yes, clockwork. Ora vediamo come funziona.
Sta già producendo? Cioè, nel senso, stai scherzando? Pezzo di cobblestone. Stick. Scusate un attimo, voglio informarmi, sono troppo curioso. Ho appena fatto una cosa inutile. Sapete come funziona? Così, devo tenere premuto il tasto destro. Finché non diventa rosso e inizia a produrre. Ho fatto una cosa inutile, lo ammetto, ma non fa niente. Facciamo i cavetti, tube, non so come si chiamino, redstone, qualcosa, boh. Oh, ho messo il caps lock. What the fuck? Valve, no. Redstone, red stone, non lo so, energy qualcosa, energy. Conduit. What the fuck? Fused quartz. No. Evidentemente no. What the fuck is this? 64. E costa così poco. Vabbè. Non so come si trasporti l'energia in questo pacchetto, sinceramente. Mine pipe. È vero, questa c'è. Questa è la logistics pipe. Che costa una fracca assurda, però boh, è fighissimo. Non so, non so esattamente, non so veramente, ve lo giuro, che cosa devo usare. Cioè, so che ci sono dei cavi particolari, ma non so il nome. Transport, vediamo un pochino. No. Pipes. Assomiglia a questa. Additional pipes. Se what the ma no, no, assolutamente no. Beh, credo che chiuderò la puntata qui perché non so esattamente come arazzo si chiamano i arazzo di tubi di cavi. Wires non credo. Redstone, riproviamo così. Dai, dai, vediamo un pochino. Tu cosa sei? Redstone lamp non mi interessa. Tizio, caio, sempronio, bla bla bla. Tu cosa sei? No. Red? No. Ener G. Vedete i tubi voi? Sì, ci sono questi. No, sono della MA. Sono della Applied Energistics. C'è la nuova versione, tra l'altro. Non per dire, ma Hardened glass, vediamo se c'è qualche mezzo. No, 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 no. Arazzo, cazzo, palazzo. Bellissimo. What? Con il gold? Vabbè. Beh, vabbè, lo cercherò. Cercherò, voglio dare un'altra occhiata, l'ultima. A pipes. Perché no, energy conduit. Niente. Vabbè, allora chiudo la puntata qui e ci vediamo alla prossima puntata. Io sono. Merda. Questi sono i momenti in cui mi odio. Io sono Spiga98, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito spiga98.x10.mx e su Facebook, digitando facebook.com/spiga98official. E tra poco anche on air con il nuovo programma Spiga98 on air di Radio Noise. Però ancora voi non saprete il link. Il fornitore della radio. Voi non sapete ancora niente. Ma lo saprete tra poco. Ciao!